per l'investigazione appunto a cui era sottoposta la Ferrari soltanto 50.000 euro di multa, questo è il verdetto definitivo. Adesso immagini spettacolari di grandi atleti protagonisti di una nuova disciplina olimpica. Italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e surfisti. A giudicare almeno dei successi in giro per il mondo degli azzurri della tavola, che a Tokyo 2020 sarà disciplina olimpica e che ha trovato una variante che piace molto nello stand-up paddle. Anche qui si tratta di cavalcare l'onda, ma si va spinta utilizzando un'apposita pagaia. Bello, divertente e anche facile, dice chi lo pratica. Più difficile è certamente affrontare i grandi maestri della specialità, ma gli azzurri lo sanno fare bene e al campionato mondiale di El Salvador vincono la medaglia d'oro con Claudio Nica nella gara sprint e quella di bronzo in campo femminile con Caterina Stenta, triestina come Cornelia Rigatti, terza nella technical race da 5 km. E vedere l'Italia quarta tra le nazioni, dietro a Francia, Spagna e Stati Uniti, fa certamente piacere.